Allora, ragazzi, come ho annunciato in onda, sono in macchina con l'infallibile Warner che mi sta accompagnando in carcere da Chico, che non vedo e non sento da veramente tantissimo tempo. E sapete il legame che c'è tra di noi, insomma, stamattina mi hanno scritto che potevo andarlo a trovare, quindi ho chiesto a Warner se finita la diretta ci fiondavamo a Verona. E Warner non mi ha deluso, mollato tutto e stiamo andando là in fretta e furia. Non penso che potrò portare il cellulare dentro. Che dici, Warner? La vedo dura, molto Ah, dura. niente, cazzo. Però poi vi racconto quando esco. Sono emozionato, sono felice e immagino che lo sia anche a Lucarelli e il suo amichetto. A dopo. Secondo me è una cosa semplice. Mi è beccato un traffico della Madonna, però. Siamo quasi arrivati a Verona. Se mi seguite, vi spostate con la macchina così passiamo, per favore. Sono emozionatissimo, sono troppo contento. Mi bastano anche 10 minuti, anche perché purtroppo le visite finiscono presto e spero di avere più tempo possibile da passare con lui. Però sta arrivando, Chico! Ce l'abbiamo fatta. Quello è il carcere, siamo a Verona. Grande Warner! Diciamo che non è Las Vegas. Allora, sto andando via adesso. Ho trovato Chico in formissima, nel senso che è anche ingrassato un po', questo è il carcere. E mi saluta tutti, gli ho raccontato tutto. Lui non sapeva che stessi arrivando, gli ho fatto la sorpresa, quindi è stato veramente emozionante. E abbiamo parlato di tutte le cose che sono successe. E ve lo dico proprio con grande serenità e penso che chiunque lavori nel carcere di Verona, ve lo posso confermare, persone straordinarie, la stronzata che è uscita sui giornali è tutta inventata, ma tutta inventata. Abbiamo avuto conferma da tutte le persone che lavorano anche a livelli alti del carcere, tutto inventato di sana pianta, cioè proprio una cattiveria gratuita senza senso. Ora lo so, io non ho in questo momento la stessa potenza dei giornali. Ma spero che sappiate che era tutta una troia. Comunque, per concludere, quando ovviamente ho incontrato Chico, la prima cosa che gli ho chiesto è: ma è vero che ti hanno interrogato sui fatti che sono usciti sui giornali? Mi fa: no, Marco, nessuno mi ha chiesto niente perché il fatto non sussiste. Allora ho chiesto poi a piani alti, persone che lavorano lì, tra l'altro persone straordinarie, carcere 1000 volte più bello e ben tenuto rispetto a quello di Miami. Non dico che sia un albergo 5 stelle, perché non lo è un carcere, però molto tenuto bene. E anche loro mi hanno confermato che il fatto non sussiste, non è successo. Quindi questo significa che queste persone si sono inventate sta stronzata di sana pianta per fargli del male. E comunque la verità, tutta la verità, verrà fuori. Io non mi espongo facilmente, a meno che io non sia certo al 1000%. E quindi mi espongo e prima o poi la verità, tutta la verità, verrà a galla.